Artisti di nuovo sul palcoscenico, con oltre 45 adesioni dalla provincia di Cremona, di fronte ad un pubblico di tutte le età, a Corso Numeroso in piazza Stradivari, per un pomeriggio all'insegna di musica, prosa e danza. È la manifestazione Scintille d'arte, organizzata dal Coordinamento Teatro Cremona, che ha voluto così sensibilizzare la cittadinanza sui problemi dei lavoratori dello spettacolo, fermi da un anno causa pandemia, e al contempo regalare un momento di spensieratezza dopo mesi di dolore causato dal Covid-19. Noi artisti di strada, ce ne sono tanti come me, che vivono comunque principalmente di offerta libera, ed è quando lo Stato ci dice che non possiamo lavorare, per noi è un problema. Le esibizioni sono state inoltre un modo per uscire dall'isolamento. Noi attori viviamo di questo, dell'emozione che si ha calpestando il palcoscenico. È mancato proprio questo, il contatto con le persone, che è quello poi che alla fine è mancato a tutti quanti noi, esseri umani. Il blocco degli eventi mette a rischio tradizioni antiche come il palio di Isola Dovarese. È importante non disgregare l'intreccio di persone e di lavoro che si è creato in questi oltre 50 anni di manifestazione. Si vanno proprio a interrompere delle dinamiche che dopo sono difficili da ricostruire. Se il Clou di Scintille d'arte si è svolto in piazza Stradivari, non sono mancati tuttavia flash mob diffusi nei luoghi più rappresentativi del centro storico, come i portici del Ponchielli, che ha aderito all'iniziativa. Ho scelto una preghiera di Totò, un auspicio per poter finalmente, dopo un anno, ricominciare a vivere. Le porte del teatro erano transennate ma aperte, quale segno di ripartenza del settore. Tu che ogni sera presti agli acrobati le ali degli angeli, fa che sulla nostra mensa non venga mai a mancare pane ed applausi. Dacci ancora la forza di far ridere gli uomini.